Raccontare le storie ai bambini non è solo un bel passatempo. La passione per le storie, raccontarsi le storie è qualcosa che fin dalla notte dei tempi si trova in tutte le diverse tradizioni, culture, società. C'è un potere magico dietro le storie. E avrai sicuramente già visto quanto questo si applichi anche ai tuoi bambini fin da piccolissimi. E vorrei proporti di vedere insieme in quali modi puoi utilizzare l'elemento della storia per rinforzare la relazione e la complicità con i tuoi bambini, evitare alcune crisi, alcune opposizioni che si possono presentare con loro. Fin da piccolissimi, interagire con i tuoi piccolini e leggere loro, ovviamente magari libri semplificati ad alta voce, è super utile anche al di sotto dei 2 anni per iniziare a offrire ai tuoi bambini, ai tuoi piccolini, un primo vocabolario che poi pian pianino loro potranno immagazzinare e andare poi a saper utilizzare quando saranno più grandi. Non solo si crea un momento in cui siete state bene insieme e vi divertite insieme, questa è un po' la parola chiave, ma vai a raggiungere anche un altro fine, che è quello di poter arricchire il vocabolario e il linguaggio dei piccolini. Anche se non lo vedrai subito, il libro diventa una sorta di scusa, no? È un pretesto per poter interagire con il tuo piccolino. Man mano che crescono, le storie e i libri diventano un ottimo modo per poter offrire ai tuoi bambini una chiave di comprensione di alcune situazioni complesse che magari stanno attraversando, vivendo. Tutte le transizioni che stanno affrontando, le emozioni, il fatto di accogliere magari un fratellino o una sorellina, il cambio casa, l'iniziare un nuovo ciclo di scuola, il togliere il ciuccio o il pannolino. Sono tutti grandi cambiamenti nella vita dei tuoi bimbi che possono portare con sé emozioni complesse e profonde per le quali i bambini non hanno per forza un vocabolario, una mappatura per poter decifrare quello che sentono e quello che vivono. Quindi ecco che la storia e il libro offre loro questo spazio, questo contenitore per poter rielaborare e decifrare un po' di quello che stanno vivendo tramite i personaggi tramite le storie. Permette anche di acquisire un altro vocabolario ancora più granulare e preciso per andare poi a capire meglio quello che stanno vivendo. C'è uno stretto legame tra il conoscere la parola, l'avere il vocabolario e la comprensione di un'esperienza. Quindi finché i bambini non conoscono le parole per dirlo, hanno anche fatica a capire quello che stanno vivendo. Nel momento in cui hanno un nome, una parola per descrivere quello che succede loro, anche l'intensità di quello che sentono e che sperimentano diminuisce. Daniel Siegel, per esempio, usa l'espressione name it to tame it, cioè nominalo, dagli un nome per domarlo. Quindi immaginati un'emozione molto intensa, nel momento in cui il bambino riesce a dare a questa emozione molto intensa un nome, automaticamente riesce anche a affrontarla meglio, a contenerla, a gestirla, perché riesce a darsi una spiegazione, una narrazione di quello che sta succedendo. Una volta poi che i bambini arrivano alla scuola primaria e oltre, ecco che le storie e i libri diventano una finestra per conoscere meglio se stessi e il mondo. E infatti vedrai i bambini appassionarsi tantissimo a tutti i libri illustrati, che documentano, no, le loro varie passioni, i dinosauri, gli trattori, la danza, gli sport, poi via via affrontare storie con situazioni sempre più complesse, vicissitudini sempre più elaborate. E allo stesso modo la lettura e le storie passano dall'essere a volte un momento puramente condiviso, no? In cui i bambini ascoltano, a diventare attori, protagonisti. Quindi le storie diventano a questo punto un vero e proprio elemento di conversazione, no? Che i bambini possono avere per interagire con te e con gli altri adulti, con gli altri bambini. Al di là quindi del fatto che sono un bel modo per passare il tempo, e questo lo sappiamo, che è istruttivo, che aiuta a sviluppare tantissime competenze interessanti, ci sono altri due elementi interessanti da esplorare nel mondo storie, nel mondo libri. Una è quella, come abbiamo visto, di aiutare i bambini durante una transizione. Non solo perché la storia che viene raccontata può permettere ai bambini di capire meglio cosa succede, di immedesimarsi nel personaggio, ma anche perché proprio il momento di lettura può essere proposto ai bambini per facilitare una transizione. Ad esempio, lo svegliarsi la mattina o andare a dormire, che è una cosa che probabilmente fai già, è un modo per accompagnare, no? In dolcezza una transizione che può essere faticosa per i bambini. Quindi prova a vedere se ci sono altre situazioni
altri momenti nella tua quotidianità in cui la lettura o il raccontare una storia potrebbe aiutarvi ad affrontare più facilmente e con più complicità un momento un po' difficile o magari fonte di conflitto. Un'altra modalità è quella di aprire una finestra sul modo di pensare dei bambini e di guidarli anche a esplorare in modo diverso il loro modo di pensare, come utilizzando la storia per fare delle domande e coinvolgere i bambini nell'esplorare, tramite la vita dei personaggi o quello che viene raccontato nel libro, il loro modo e il tuo modo e confrontarli insieme di interpretare una situazione. Questo può permetterti di esplorare insieme ai tuoi bambini tantissimi argomenti anche molto complessi. Ti invito a iscriverti al prossimo appuntamento gratuito, troverai il link sotto per la lista d'attesa perché stiamo per lanciare qualcosa di nuovo e inedito per i genitori, perché trovo davvero importante riunire il fattore gestione del tempo e il fattore educativo, cioè come riuscire a costruire una relazione gioiosa, soddisfacente, di accompagnamento dei tuoi bambini in cui ritrovare il piacere di essere genitore anche nel momento in cui tu abbia poco tempo a disposizione per stare con i tuoi bambini, per stare con te stesso o te stessa, per stare in coppia. Quindi non perdertelo, ci ritroviamo la prossima settimana con il prossimo appuntamento e se hai domande relative a come applicare quello che abbiamo visto oggi, quindi come trasformare il momento di lettura e di racconto delle storie in un momento di complicità per conoscervi meglio, per affrontare insieme situazioni complesse, cambiamenti, emozioni forti, scrivimi nei commenti. E sarò felice di leggerti. Grazie, alla prossima!